Questa la faccio io. Pronti? C'è sul fiume che fiotta così, disgraziato chi sogna e chi spera, tutti il mondo dovemmo soffrire. Se c'è un'anima che cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. Perché sei così nervoso? Che cos'hai, Walter? Da qualche giorno ti vedo così preoccupato. Come mai? Vorrei poterti offrire molto di più. Non devi abbatterti. Hai perduto il posto, è vero, ma non perché come giornalista non sai fare il tuo mestiere. Lo sai anche tu. E io ho tanta fiducia in te. Ultime risorse di un grande scrittore. Continui a pensare al giornale, non è vero? Quella è la mia vita. Di giornali ce ne sono tanti. E vedrai, prima o poi verranno a cercarti loro. Su, facciamo un brindisi. Al futuro del più grande giornalista del mondo. Walter. Walter. Lisa. Posso essere di aiuto? Sono un dottore. Professor Fassi. 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 Tocca a te adesso. Saluti a tutti, ragazzi. Oh, guardate che c'è. Vieni qui, guarda.
Allora, ti è piaciuta l'America? Ah, è magnifica. Sono stata anche a Hollywood. Oh, Hollywood. È vero che James Bond è più carino di persona? Ha detto che ti manda un bacetto. Oh, non ti trovo affatto spiritosa. Bentornata, Cristina. Adesso ti preparo da bere. Scusa. Allora, ricominciamo. Sì, sì, sì. Toccala a te. No, no, per te, prego. Ciao, Walter. Come stai? Salve, Cristina. Bel modo di accogliere una vecchia amica. Come sta Lisa? Come mai non è con te? Che vuoi che ne sappia? Avete già cominciato a litigare? Scotch? Ah, sì, sì, grazie. Scusa, cara. Walter! Walter! Ma che cos'hai? Si può sapere? Sei arrabbiato con me? Ce l'ho con tutto il mondo. Scusami, ti prego, non far caso a quello che dico. Credevo fossi contento di rivedermi. Ah, certo, cara. Sono un po' stanco. Forse ho bevuto troppo. Hai la macchina? No. Vieni, ti do un passaggio io. Bene. Vuoi una sigaretta? No, grazie. Ho smesso di fumare. Era un vizio preso al giornale durante le nottate. Su, coraggio, dimmi tutto. Che cosa è successo con Lisa? La cosa più semplice. Mi ha piantato per un altro uomo. È qualcuno che conosco? Può darsi. Il professor Guido Fassi. Il chirurgo? Oh, no, non posso crederlo. Perché no? Un sacco di soldi, una magnifica villa, la tranquillità e il matrimonio. Io che vita potevo offrirle? Ma Lisa era innamorata di te. Può darsi. E forse mi sarebbe bastato dirle non andare via. Non mi sembrava di avere il diritto di trattenerla. E così ha sposato Fassi? Non ancora. O almeno così credo. Allora io ne so più di te. Ieri Lisa ha telefonato a casa mia e ha chiesto di te. Che cosa voleva? Non lo so, io non c'ero, ha risposto la cameriera. Ha detto che ti aveva cercato tutto il giorno, ma tu non eri in casa. Perché non le telefoni? Dove, da Fassi? Ha lasciato questo numero, 320347. È il telefono di Fassi? No, non credo. Ora va a riposare. Si è fatto giorno e non ce ne siamo neanche accorti. Oh, signorina Lisa, dopo tanto tempo, sono contenta di rivederla. Buongiorno, Maria. Il signor Walter è in casa? Non lo so, ma credo di no. Ieri sera non l'ho visto rincasare. Beh, non importa, vado su, ho ancora le chiavi. Devo soltanto lasciargli una cosa. Vada, vada pure, signorina. Ora sarà contento il signor Walter. Buongiorno, signor Buongiorno. Bonelli. È venuta ora la signorina Lisa, è andata su. Aveva ancora la chiave. Ha detto che doveva lasciare qualcosa per lei. Grazie. Pronto, Lisa? Ah, e quando è uscita? Sono un amico.
Mi scusi, qual è l'indirizzo, per favore? Buongiorno, io ho telefonato pochi minuti fa. Oh, lei è il signore della fotografia. Quale fotografia? Quella che è in camera della signorina. Mi scusi. Pronto? Signorina Lisa. Meno male, ero così preoccupata. Senta, mi faccia parlare con lei, è importante. Sì, benissimo. Starà fuori a lungo? Sì, d'accordo. A proposito, che devo fare di quei vestiti in lavanderia? Va bene, vado a ritirarli. Grazie, signorina. Perché non mi ha fatto parlare con lei? Perché non era la signorina Lisa. Non era la sua voce. E mi ha chiamato Dolores. La signorina Lisa mi chiama Dolly. Ritirare i vestiti in lavanderia. Cosa c'è di strano? La signorina non ha nessun vestito in lavanderia. E le ha detto di andare a ritirarli? Già. E che avrebbe mandato dei soldi per me e per i vestiti. Che cos'altro ha detto? Che parte e che starà via molto tempo. Mi ha detto di tornare a casa mia e di aspettare sue notizie. È molto che lavora per la signorina Lisa? Circa 4 mesi. Da quando è venuta ad abitare qui. Conosce il professor Fassi? Ah, quel signore che doveva sposarla. Sì, me è acqua passata. Ormai è tutto finito. Finito come? Così. Come finiscono a volte queste cose. Anzi, la signorina ne sembrava contenta. Soltanto in questi ultimi giorni ho notato che era molto nervosa e un po' strana. Ieri ha avuto proprio una giornataccia. Non ha fatto altro che telefonare e telefonare. Stava cercando un certo signor Benetti o Bonetti. Bonelli, sono io. Ah. E ne riceveva molte di telefonate? Sì, era quasi sempre un uomo con un accento straniero. La signorina Lisa rispondeva solo va bene e poco dopo veniva a prenderla una grossa automobile americana. C'è una macchina fotografica in casa? No, signore, perché? Ne ha comprata una pochi giorni fa. Questa è la garanzia. Io non l'ho mai vista con una macchina fotografica. Lei sa chi sia Johnny? No, non ne ho idea. Pronto? Johnny, per favore. Ma chi parla? Oh, mi scusi. Hotel Hilton sarà pieno di Johnny. Dalla signorina Lisa. Accidenti! Ai! Allora, figliolo, chi ti ha dato quella busta? Mi hanno fermato due uomini con una macchina nera. Uno era grasso con la barba, l'altro era magro e parlava male l'italiano. Mi hanno dato 1000 lire. E poi? 1000 lire soltanto per consegnare quella busta. Se lo sapevo... Che altro ti hanno detto? Beh, mi hanno detto che dovevo dirle che avevo avuto quella busta da una signora vestita di rosso. Mio Dio, era vestita proprio di rosso quando è uscita ieri. Ciao, Franco. Walter, che sorpresa. Siediti. Speravo di trovarti. Hai notizie di Lisa? Lisa? Ho paura che siano i pasticci. Tu hai sentito dir niente al giornale? No. Oh, signor Walter, bentornato. Proprio ieri ha telefonato una signorina che ha chiesto di lei. Ha lasciato il nome? No. Poteva essere Lisa. Ti ricordi, Lisa, la mia fidanzata? Ah, sì, certo, sì, me la ricordo. È stata qui pochi giorni fa. Quando? Non so di preciso, qualche giorno fa.
era in compagnia di un signore distinto che si divertiva a fare le palline con la mollica di pane. Mi ha riempito tutto il tavolino. Allora, spaghetti alla matriciana? Dopo, sto aspettando una persona. Cristina, l'hai conosciuta, no? La migliore amica di Lisa. Ma cos'è questa storia? Si può sapere? Come vedi, la faccenda è piuttosto strana. Quella falsa telefonata, Lisa che torna a casa mia improvvisamente. Sì, forse hai ragione, ma faresti meglio a non immischiarti. Tu sai quanto ho sempre tenuto a Lisa. Devo scoprire cosa le è successo. Quello che ti è capitato al giornale non ti ha insegnato niente. Hai messo il naso dove non dovevi e sei stato licenziato. Qui non si tratta di lavoro, è una cosa personale. Perché non ti rassegni? Lisa ti ha piantato. Cerca di dimenticarla invece di andare a frugare nella sua vita privata. Franco ha ragione. È vero che sembra tutto strano, ma credo che tu stia esagerando. E la macchina fotografica? Lisa non si è mai interessata di fotografie. Grazie. Buongiorno, vorrei ritirare delle fotografie. Sono a nome di Lisa Ferretti. Giorgio, sono pronte le fotografie della signorina Ferretti? Allo scontrino? No, mi hanno detto solo di ritirare le fotografie. No, nell'elenco non c'è questo nome. La signorina ha comprato qui una macchina, una Leica. Ho il certificato di garanzia. Ah, ho capito. È quella signorina che mi ha chiesto di spiegarle come si fotografano i documenti. Ma poi non si è fatta più vedere. Grazie. Ora sei convinta che c'è qualcosa sotto? Ma perché Lisa voleva fotografare dei documenti? Non lo so. Ma scommetto che Fassi ha a che fare con questa storia. Voglio andare a trovarla. Io vengo con te. No, tu vai a casa. Ti telefono io più tardi. Va bene. Giulio, Lupus in Fabula. Stavo proprio pensando a te. Ah, perché? Pensi pure tu? Vieni. La solita vecchia topaia, eh? Tu invece sei cambiato. O ti sei messo in gingari per venire a trovarmi? Io ho gli armadi pieni di vestiti. Che cosa vuoi? Io? Niente. Si tratta di Lisa. È venuta qua stamattina per darti il bacio d'addio. Doveva partire, tu non eri in casa, e allora ha incaricato me di salutarti. È molto formale, mia sorella. Tu lo sai, no? Dov'è andata? A fare un viaggio. Ti sorprende che sia venuta da te? Le donne sono strambe, a volte. Chi ti ha mandato qui? Lisa. E chi altro? Perché sei così sospettoso? E poi che ti frega? Tanto ti aveva scaricato, no? Bevici sopra. Farà sentire, farà butto. Apri bene le orecchie. Tua sorella è venuta qui per lasciarmi qualcosa. Una cosa che scottava. L'hanno portata via di qui mezza svenuta e ti hanno detto che è partita. Ma e forse io... adesso è nei guai per colpa di quei bastardi che ti hanno mandato qui. Vattene! Lo so che sei un mascalzone. Ma spero che tu capisca che c'è qualcosa che non va. Riflettici. Sai dove trovarmi. Thank you.
Che fai in casa di Lisa? Mi hai fatto paura. Ti ho chiesto che ci fai qui. Beh, volevo aiutarti. Ho pensato che una donna poteva notare qualcosa che ti era sfuggita. Sei stata tu a rivoltare così la casa? No, ho trovato tutto così. Hai scoperto niente? Niente. Allora, com'è andata con Fassi? Fassi è a Firenze. Ci va spesso in cerca di pezzi d'antiquariato. Deve tornare domani. Sei riuscito a sapere qualcosa? Il maggiordomo mi ha detto che Lisa era stata là ieri l'altro. Ha aspettato Fassi per un paio d'ore nel suo studio e poi è andata via. E si è messa a cercare te. Forse voleva darti quelle fotografie. Già, a quanto pare eravamo gli unici di cui potesse fidarsi. L'albergo Hilton. Dobbiamo ancora sapere chi è questo Johnny. Andiamo a cena là. Hanno portato via Lisa. Ricordo i numeri della targa. Walter, sta attento. C'è un uomo che ci sta osservando. Andiamo a chiedere a chi appartiene quest'automobile. Non sarebbe meglio aspettare in macchina? No. Posso prendere la tua macchina? Oh, Walter, non seguirli, può essere pericoloso. Ci vediamo dopo, eh? Che cosa c'è? Niente. Ma chi? Non lo so. Insomma. Vuoi star zitta? Buonanotte. Salgo un momento. Amico, chi te l'ha data la patente? Vuoi toglierti di mezzo? Ho fretta. Ha fretta il signorino, eh? Oh!
Walter, che ti è successo? Al nostro amico non piaceva essere seguito. Mi dai qualcosa da bere? Sì, subito. È stato lui a concerti così? No, una lite fra automobilisti, ma sono certo che non è stato un caso. Tre tipacci con una 1100 nera mi hanno tagliato la strada. Ti rendi conto che è gente pericolosa? E tu che facevi? Sei appena arrivata o stavi uscendo? Ero un po' preoccupata, stavo sul punto di venire a cercarti. Grazie. Hai scoperto qualcosa, almeno? Soltanto l'indirizzo della ragazza. Lui è scomparso. Ho aspettato all'Ilto per un paio d'ore, ma non si è fatto vivo. Sei andato alla polizia? La polizia non la voglio in questa storia. Voglio sapere Lisa cos'è diventata. Un'avventuriera. Una prostituta. Ho una mezza idea da andare a buttare Fassi fuori dal letto. No, Walter, per questa sera tu non esci più. Voglio che resti qui. E faresti meglio a star lontano da casa tua per un paio di giorni. Sei proprio deciso a voler arrivare fino in fondo? Sì. Beh, lascia che ti aiuti almeno. E raccontami tutto quello che è successo. Sai, anche una donna può essere utile qualche volta. No, tu resta fuori da questo pasticcio. Non sarei dovuto venire qui. Dove saresti voluto andare? Ah, Cristina, sono così stanco. Ho i nervi a fior di pelle. E sentirti così vicina, guardarti... Sei bellissima. Che c'è, Cristina? Niente, che stupida. Quante volte ho sognato un momento così. Baciarti, tenerti stretto. Io ti ho sempre voluto bene, Walter. Ma tu non ti sei mai accorto che esistessi. Tu avevi Lisa e lei è ancora tra noi due. Non ti sei mai chiesto perché a un tratto sia andata in America? Per causa mia e di Lisa. Eravate una coppia felice. E Lisa era la mia migliore amica. Sono una stupida, vero? Sei una gran brava ragazza. Beviamoci sopra. A lei, signore. Ora è meglio che tu vada a letto, hai l'aria stanca. Tu dove dormirai? No, non preoccuparti per me, mi arrangerò sul divano. Avanti, sei tu che hai preso le botte, no? Già. Chiudi a chiave la porta, non si sa mai. Potrei pentirmi di aver perso questa occasione. Buonanotte. Buonanotte.
C'è una ragazza che abita qui, avrà circa 25 anni, bionda, alta così, carina. Ho capito, Flora Albertelli. È in casa? Credo di sì. Oh, non ci avrà mica intenzione Anna su, vero? E perché no? Perde tempo. Beh, io ci provo. Sapere tutto dell'uomo che era con te ieri sera. Sei pazzo, vattene via! Senti, bellezza, io ho fretta. Allora? Si chiama Johnny, vero? Parla! Le mie donne le schiaffeggio io. Avanti, su le mani. Calmati, non è morto. So misurare i miei colpi. Sono Johnny. Ne ho beccato uno. No, è solo svenuto. Sì, certo, ho la sua patente. Walter Bonelli. Ma no, sei proprio sicuro? Io credevo fosse un ragazzo di Oni. Ah, allora potrebbe essere pericoloso. E se ce l'avesse lui la roba? Portarlo al mare? Sì, certo, avverto i miei ragazzi. Va bene, ci vediamo dopo. D'accordo. Mino, ne ho preso uno. Venite subito. Sì, tutti quanti. E sbrigatevi. Chiama Johnny lo vecchio. Abita all'albergo Hilton. Io non so altro. Maledetto il giorno in cui l'ho conosciuto. Ti prego, lasciami andare, ho tanta paura. È meglio che tu venga con me. Ci saranno visite tra poco. Amore a prima vista. Chi è? Cristina, ti presento Flora, l'amichetta di Johnny. Johnny lo vecchio, per essere esatti. È una brava ragazza. Accomodati. Ma che è successo? Niente, c'è stato un po' di pugilato. Ma abbiamo ancora un sacco di cose da chiarire. Dalle da bere, è un po' spaventata. Dunque, con chi parlava al telefono Johnny? Non lo so. Io non so niente delle sue cose da fare. Ogni volta che gli facevo qualche domanda, diventava furioso e mi picchiava. E Oni? Chi è Oni? Ho sentito parlare di questo Oni, ma non ne so niente. Vuoi che chiami Franco al giornale? Se è il soprannome di qualche gangster, potrebbe saperne qualcosa. È una buona idea. Conosci questa ragazza? È Lady X.
Lady X? Sì, veniva spesso a cena con Johnny e con me. Ma tutte le volte che gli ho chiesto chi fosse, lui mi ha detto di pensare ai fatti miei. In che rapporti erano? Erano amanti? Chi lo sa? Io l'ammiravo molto, perché disprezzava lo vecchio. Invece io ho sempre avuto paura di lui. Certe donne sanno come farsi rispettare dagli uomini. Franco dice che ne ha sentito parlare. Se scopre qualcosa ce lo farà sapere. Bene. Di che affari si occupa il tuo Johnny? Io so soltanto che è un uomo sempre pieno di quattrini. E che ha una villa giù al Circeo. Mi ci ha portato un giorno, ma ogni volta che gli chiedo di tornarci, si infuria. Lui ci va spesso? Credo di sì. È quasi sempre fuori Roma. Ti rammenti dov'è questa villa con esattezza? È un chilometro dopo Punta Rossa. È una costruzione isolata, non lontana dal mare. Chissà se ci ha mai portato Lisa. E chissà come mai avrà una casa al Circeo in un punto così isolato. Questo forse è Franco. Pronto? È stato piuttosto facile. Il tuo Honey è una mezza celebrità. Il suo vero nome è Edward Gardiello. Però lo chiamano Honey perché è tutto latte e miele. Ma stai attento, Walter. È pericoloso. Ha dei precedenti lunghi un chilometro. Già, ha le mani in un sacco di porcherie. Droga, tratta delle bianche. È stato persino denunciato per omicidio, ma mai processato. Buttato fuori dagli Stati Uniti come indesiderabile, si è ritirato in una lussuosa villa all'Eur. Si chiama all'Eremo. Ora fa il gentiluomo benestante. Buona caccia, Walter. Grazie, Franco. Benissimo. Io direi il contrario. Per favore, occupati di questa ragazza. Vuole lasciare la città e credo che abbia delle ottime ragioni. Ma tu dove vai? A trovare Fassi. Poi ti telefono. Si accomodi pure, signor Bonelli. Il professor Fassi scenderà immediatamente. Grazie. È bellissima, non è vero? È un pezzo unico al mondo. Sorpreso di vedermi? Sì, un po'. Siediti, prego, Walter. Oh, scusami, ti ho chiamato Walter come un tempo. Spero non ti dispiaccia. Dopotutto, potrei essere tuo padre. Anche di Lisa poteva essere il padre. Credimi, neppure per me è stata un'esperienza piacevole. Non è stata una storia piacevole per nessuno. La solita ragazza illusa da un uomo anziano che promette di sposarla e poi la pianta. Io volevo molto bene a Lisa e ancora gliene voglio. Avevo veramente l'intenzione di sposarla. Davvero? È stata lei che ha lasciato me. In attesa del matrimonio le avevo preso un appartamentino. Ci vedevamo spesso per andare a cena, al teatro. Poi, dopo qualche tempo, lei diventò intrattabile. Nervosa, ribelle. Non la trovavo in casa quasi mai. Scompariva per giorni interi. Sa niente delle persone che frequenta adesso? Praticamente niente. È gente che preferisco evitare. L'unica cosa certa che posso dirti è che l'altro giorno è venuta qui. Lo so. Ma lei sa perché sia venuta? È quello che mi sono chiesto anch'io. Ma tu perché non vai a trovarla? Perché è scomparsa. Cosa? Sì, è sparita. In circostanze molto strane.
C'è una sola conclusione logica per ora. Lisa voleva lasciare delle fotografie a lei oppure a me. Perché eravamo gli unici di cui potesse fidarsi. Quelle foto sono compromettenti per qualcuno e questo qualcuno sta cercando di fermarla. Ma è molto pericoloso per Lisa. Dobbiamo fare qualcosa. Vogliamo chiamare la polizia. No, temo solo che servirebbe a peggiorare le cose. Me ne occuperò io, di persona. Vorrei aiutarti, ma che posso fare? Metterò a tua disposizione l'unica cosa che ho, il denaro. In fondo, tu rischi la tua vita. Io posso rischiare qualche soldo. Grazie, ma non ho bisogno del suo denaro. Prendilo. Me lo renderai quando potrai. Cosa pensi di fare? Beh, prima tenterò di parlare con Gardiello. Bene. Tienimi informato, ti prego. Ehi, bastardo, dove vai? Devo parlare con Oni. Di cosa? Lo dirò a lui quando lo vedo, se mi ci accompagna. Certo, volentieri. Ma prima fammi vedere se porti qualche caramella in tasca. Oh, bene, guarda che bel giocattolino si porta dietro il bambino. Sei in gamba, giovanotto. Edward Gardiello? Ai tuoi ordini. Sono Walter Bonelli. Non ero venuto qui in cerca di guai. Già, però aveva una pistola addosso. Stavo proprio per mettermi a tavola, amico. Vuoi favorire con me? Grazie. Sta tranquillo, la pagherà cara. Maledetto. Oh, Oni, ho freddo, posso andare dentro? Freddo? Non essere sciocca. Tu non hai freddo, vero Bonelli? Prego. Accomodati. Grazie. Io bevo soltanto succo di frutta, ma se tu gradisci qualcos'altro... No, no, va bene anche per me, grazie. Allora, che posso fare per te? Perché sei venuto qui? Chi ti manda? Un comune amico. Johnny Lovecchio. Sì, lo conosco. O forse è un nemico. Tu dovresti saperlo. Senta, Gardiello, è meglio giocare a carte scoperte. Coraggio, scoprile. Evidentemente Lisa aveva con sé qualcosa che poteva mettere nei guai Lovecchio e i suoi amici. Che cosa? Un giorno glielo dirò. Tu non ti fidi di me. Beh, comunque, hai avuto fortuna a venire a trovarmi. Io posso darti un sacco di informazioni su Lovecchio. In cambio di che cosa? O forse la faccia di uno che farebbe qualcosa per niente? No. Comunque, sentiamo la storia. Bene. Cominciamo dal principio. Tu sai che in America ci sono un sacco di persone che si sentono infelici, mentre in Oriente si coltivano certe piante che danno un senso di felicità. La droga. Ora, l'Europa e l'Italia stanno nel mezzo, come un ponte fra l'Oriente e l'America. Veniamo al sodo. È semplice. Lovecchio è su quel ponte. Sino ad ora non mi ha detto niente di nuovo. Quello che voglio sapere... Tu vuoi sapere chi comanda il traffico su quel ponte? Lo sai chi è? Chi le dice che non sia Lovecchio? Non ne ha l'intelligenza. Lui è un esecutore. Come sarebbe? Lui elimina chi intralcia il traffico.
Quindi, se hai intenzione di metterti a cercare la ragazza, stai perdendo il tuo tempo. Se invece stai cercando giustizia, io sono con te. Perché? Perché tu mi piaci. Già. E con il grande capo fuori dai piedi, il campo è libero. E il Gardiello è pronto a prendere il comando. E ricomincerà il carosello. Sei in gamba, ragazzo. Forse anche troppo. La cosa più importante è che in fondo noi due diamo la caccia alla stessa lepre. Perché non collaborare? Io posso darti una macchina veloce, posso darti una pistola col silenziatore, meglio di questa qui. Ti darò anche Vincenzo, è molto in gamba, sta pedinando lo vecchio, ti farà comodo. Affare fatto. Vado a prenderti la macchina. Che è successo? Qualcuno mi ha sparato. Ma tu che fai qui? Ho immaginato che fossi andato da Honey. E allora? Non volevo perderti d'occhio. Lo vedi che ti capita. Non è stato Gardiello a fare questo. E sei sicuro? Beh, ci vediamo a cena da Cesaretto, eh? Come vedi, sono ancora vivo. E Gardiella mi ha dato uno dei suoi uomini. Cristina, questo è Vincenzo. Piacere. Arriva. Sta tranquillo, lei è dei nostri. Va bene, se ti fidi tu. Siedi. Allora, dov'è questo appartamento all'Aventino? Via delle Terme Deciane 12, è una garsoniera. Ma cos'è questa storia dell'Aventino? È un appartamento dove Lisa andava con lo vecchio. Se ci penso mi sembra di impazzire. I loro dovevano essere certamente rapporti d'affari e basta. Voi donne siete sempre solidali. Finalmente ti ho trovato. Hai saputo qualche cosa di nuovo? Mi scusi, ho avuto molto da fare. Cristina Romanelli, il professor Fassi, il mio amico Vincenzo. Molto lieto. Piacere. Sì, sì. Allora, sei riuscito a trovare Lisa? Ok, comincio a perdere le speranze. Non essere così pessimista. Probabilmente è andata fuori città. Beh, dopo mangiato andiamo a vedere quell'appartamentino. E poi andremo al Circeo. Laggiù c'è una villa che può darci qualche indicazione. Vada per l'appartamento, ma al Circeo ci vai da solo. Perché? Perché io alla pelle ci tengo. Mi hanno già pestato una volta da quelle parti. Chi? Gli uomini di Lovecchio? Non erano certo Boy Scout. Mio caro Walter, dammi retta, non cercare di fare l'eroe. Quegli uomini non stanno scherzando. Lo vecchio ha spie dappertutto e spesso le cambia di posto. È difficile riconoscerle. Una volta, prendi questo numero, 772356. Che cos'è? Il mio telefono, ricordatelo, io devo scappare. È lei il signor Walter Bonelli? Vuole seguirmi, per favore? Guardia di finanza. Non andare, Walter. Lei non interferisca. Un momento, posso vedere i suoi documenti, prego. Grazie. Ora, se non le dispiace, vogliamo andare? Va bene, andiamo. Ti telefono appena è possibile. Professore, dobbiamo fare qualcosa. Andiamo anche noi al comando di finanza. Lei crede che sia veramente un finanziere, quell'uomo? La tessera che ho visto sembrava autentica.
Ah, si accomodi. Sono il maggiore Rossi. La prego di scusarmi se l'ho fatta portare qui in questo modo e in questo posto. Lo so che è poco ortodosso, ma il mio mestiere mi costringe a lavorare anche a tavola. Cosa volete da me? Soltanto scambiare due chiacchiere mentre andiamo ad Anzio. Ad Anzio? Se vuole interrogarmi, mi porti al suo comando. Ho un motivo per portarla ad Anzio, vedrà. Devo considerarmi in arresto? No. In tal caso non ho intenzione di venire ad Anzio. Possiamo parlare qui. Vuole costringermi ad arrestarla? Le dispiace mostrarmi i suoi documenti, maggiore? Credo di avere il diritto di vederli. Certamente. Fumo. Comprendo la sua diffidenza. Una banda organizzata potrebbe procurarsi facilmente una divisa, documenti falsi e persino la targa. Non capisco ancora che cosa vuole da me. Si tratta di Lisa Ferretti, è diventata importante e lei sa perché. Questo lo credete voi? Beh, Lisa Ferretti è entrata in possesso di certe prove capaci di incriminare qualcuno. Ma chi? E quali sono queste prove? Chi ha messo Lisa su questa strada? Lei conosce Giulio, suo fratello? Ehi, uno scioperato. Già, ma attirabile in un giro di contrabbandieri. Può aver spinto lui la sorella per questa china. Ma loro due sono pesci piccoli. Noi dobbiamo arrivare a chi comanda nell'ombra. Capisco il suo stato d'animo, ma debbo chiederle di identificarla. È Lisa. È affiorata questo pomeriggio. Il peso che la teneva a fondo non era legato bene. Che ha intenzione di fare? Per il momento nessuno deve sapere nulla di tutto questo, specialmente la stampa. Il minimo allarme è il nostro uomo volerebbe via. E noi non arriveremmo mai al bandolo della matassa. Adesso lei deve collaborare con noi, Bonelli. Non posso tenere nascosto un cadavere all'infinito. Abbiamo soltanto poche ore, 24 ore al massimo.
L'hanno uccisa per aver fotografato dei documenti. Lei sa dove siano queste foto? Le stanno cercando in molti, ma noi dobbiamo trovarle per primi. Ha qualche indizio? No. Volevo darle un incarico, Bonelli. Andare a perquisire un appartamento all'Aventino. Se andassimo noi sarebbe come dare l'allarme. Stavo per farlo quando mi avete fermato. Sa come entrare? Dovrò fare una telefonata. Non voglio sapere altro. Io posso soltanto coprirle le spalle. Le presento il maresciallo Berti. Pronto? Pronto? Ah. Pronto, Fassi? Sì, ascolti, ho fretta. Come? Io sono all'Aventino. Cristina è ancora là? Devo scappare, le spiego dopo. Scusa se ti ho svegliata. Non importa, chi è quello? Sta tranquillo, è un amico. Andiamo. Sembra che sia disabitata da mesi. Strano. Pochi giorni fa ho visto lo vecchio venire qui con la ragazza. Cavalli, la passione di lo vecchio. Sembrerebbe assurdo che portasse una donna in un buco come questo, con tutti i soldi che ha. Guarda di là. Allora, bell'imbusto, vogliamo parlare? Non ho niente da dire. Mino. Dove sono le fotografie?
Non so di cosa state parlando. Senti, amico, quelle fotografie sono molto importanti per noi. La nostra pelle contro la tua. Coraggio. Stiamo perdendo tempo, te l'avevo detto. Ho beccato la ragazza prima che entrasse nell'appartamento del nostro eroe. Non può averle lui. Idiota. La ragazza aveva le chiavi in mano. Può darsi che stesse uscendo. Certo, deve averle lui. Dove hai messo le fotografie? Vacci piano. Ricorda che dobbiamo portarlo fuori. Per darlo in pasta ai pesci cani, l'aspetto non conta. No, dategli una ripulita. Volevi conoscere il capo, eh? Bene. Sta tranquillo, lo vedrai. Ma sarà l'ultima cosa che farai in vita tua. Non ha visto che qui c'è senso unico? Mi scusi, non mi ero accorto del cartello. I suoi documenti, prego. Sì. Scusami. Vado a comprare le sigarette. Anch'io sono senza. Salta su. Ma come hai fatto a trovarmi? Passavo per caso davanti a quel palazzo. Ma dove mi stai portando? A Ostia, a casa di una mia amica. Fa la hostess e ci capita soltanto di rado. Solo tre persone sapevano che io ero all'Aventino. E allora? Pronto, Maggiore Rossi? Mi scusi se l'ho svegliata, ma ho scoperto il nostro uomo.
È il professor Guido Fassi. Non ci crede? Ci sono un milione di prove, non si preoccupi. Le darò tutti i particolari domani. Arrivederci. Ma sei diventato matto? Fassi è al di sopra di qualsiasi sospetto. A chi telefoni adesso? Posso parlare con Noni, per favore? Svegliatelo, è urgente. Fassi è stato con me almeno una mezz'ora dopo che tu te ne sei andato, quindi non ha potuto avvertire nessuno. Non l'ho mai perso di vista. Lo so. Pronto, Cardiello? Sono Bonelli. Reggiti forte. Ho scoperto chi c'è dietro lo vecchio. È il maggiore Rossi della Guardia di Finanza. Mi ha mandato in un appartamento sull'Aventino, ma era una trappola. Vincenzo non te l'ha detto? Ah, non è tornato? Te lo racconterà appena arriva. Sì, d'accordo. Ti spiegherò tutto domani. Ciao. Potrei fare una telefonata? Ma come no? Fa pure, tirati addosso altri guai. Pronto il professor Fassi? Stia tranquillo, va tutto bene. Ho fatto centro. Il capo dell'organizzazione è Gardiello. Cosa? Vincenzino mi ha portato all'Aventino per farmi cadere in trappola. Non ci crede? Aspetti e vedrà. Senta, le spiego tutto domani, eh? Salve. Credevo di scoprire qualcosa dalle loro reazioni, invece... Comunque... Ognuno pensa che io sospetti dell'altro. Certo, nessun altro sapeva che eri andato all'Aventino. Ehi, Walter, svegliati. Sembra che tu sia in trance. Scusa, mi stavo pensando. Cerca di rilassarti un po'. Signor Walter! Vedo che è finito tutto bene. Ehi, niente di importante. Ieri l'hanno cercata, hanno lasciato questo per lei. È una cosa urgente. Grazie. Finalmente, è Giulio, mi aspetta al bar Tre Stelle. Aspettami qui, ti dispiace? Walter, ti prego, non correre così. Ma dove vuoi andare? Non lo so. So soltanto che sono morte tre persone e io non ho concluso niente. Se riuscissi a trovare quelle foto. Sii prudente, Walter. Ricordati che la vendetta lascia sempre la bocca amara. Hai voluto far troppo questa volta. Perché non ce ne andiamo ad Ostia? La mia amica lascia sempre le chiavi sotto lo stuoino. Che c'è adesso? Perché non ci ho pensato prima? Lisa mi lasciava sempre le chiavi nella cassetta del contatore. Era il nostro nascondiglio segreto. Ah.
Impazzito per caso. Oh, mi scusi. Ah, la miseria. Non si può più nemmeno leggere un contatore in pace. Meglio. Ma guarda che tipo. Eccole. Finalmente. Tu telefona a Franco e digli di venire subito qui. Io vado a sviluppare queste. Ci siamo. Ecco la bomba. Una lista completa di nomi, ma abbastanza per far saltare in aria tutta l'organizzazione. Bel colpo, Walter. Ma avranno sospeso ogni attività adesso. Sì, ma i nomi rimangono. E sono nomi che scottano. E qui sotto è come se ci fosse una firma. Ma perché Lisa le ha portate a me invece che alla polizia? C'è un perché. Non lo hai capito? Per darti in mano un servizio sensazionale che ti spalancasse le porte di qualsiasi giornale. E farsi perdonare del male che ti ha fatto. Allora è tutta colpa mia. Walter, questo non è il momento di recriminare, è il momento di agire. Hai ragione. Franco, mi porteresti questa busta a Lilton? Certo. Ci vado subito. Grazie. Appena la riceveranno, si faranno vivi. Pronto? Ti è piaciuta la fotografia, lo vecchio? Che ne dici? Lascia perdere gli insulti. Che cosa voglio? Non molto. Soltanto il nome di chi muove i fili. Se collabori forse te la caverai, altrimenti... Certo, non per telefono. Vediamoci. Dove? Sì. Ma niente trucchi. Ho lasciato delle copie degli amici. Se mi capita qualcosa, domani sarà sulla prima pagina di tutti i giornali. Io non mi fiderei di Rovecchio, Walter. Neanche io. Pronto, Fassi? Lei non crede che sia Gardiello il capo, vero? Beh, lo sapremo di sicuro domani. Ho convinto Rovecchio a sputare tutto quello che sa. Devo vederlo domani mattina al Circeo. Ha consentito a rivelarmi il nome del capo. Stia tranquillo. O parla o è spacciato, e lui lo sa. Sì. A domani. Beh, ora che fai? Non vorrei ricominciare con la serie delle telefonate. Il comando della Guardia di Finanza? Il maggiore Rossi, prego. Gianni! Gianni! Ma dove vai? Sono affari miei. Starò via qualche giorno. Ciao. Allora, tutto bene? Sì. Sta tranquillo, Gardiello.
Lo vecchio è disposto a tradire. Ordinato di restare a Roma. Sono venuto a controllare. Che cosa c'è? Niente, tranne il fatto che sei un idiota e un traditore. No, un momento. Lascia che ti spieghi. Il nostro amico mi ha mandato qui. Tieni le mani in alto, sulle mani! E vieni qui. Guarderò da me. Indietro adesso! È la fine per noi. Ci siamo dentro tutti. Io no. Il mio nome non c'è su questi documenti. Né in nessun altro posto. Attento. Quel tipo è pericoloso. Non lo sottovalutare. Tu hai sbagliato tutto. Hai sbagliato a venire qui. Hai sbagliato a uccidere i miei uomini. E hai sbagliato quando hai ucciso la ragazza. Quello è stato l'errore più grosso. Adesso vuoi dare la colpa a me? Tu mi mandasti a prendere la ragazza. Tu mi ordinasti di farla parlare a tutti i costi. Tu mi hai ordinato di ucciderla se non voleva parlare. Johnny, tu hai la mano troppo pesante per certi lavori. Era talmente massacrata da essere irriconoscibile. La potevamo salvare, ma tu perdesti la testa. Mi mettesti in mano quella sbarra di ferro e mi dicesti di sfigurarle il viso per renderla irriconoscibile. Sei un idiota, lo vecchio. Non mi servi più. Sei finito. No! 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 È stata una conversazione molto interessante, professore. Tu? Sì, io. Ti sorprende, eh? Su, alza le mani. E siediti qui. Così non saprai quando starò per sparare. Perché io ti ammazzerò, Fassi. Come un cane. Il maggiore verrà qui, troverà due cadaveri e penserà che vi siate uccisi a vicenda. No, Walter! Perché no? Tu devi pagare per la morte di Lisa. Se devi uccidermi, fallo alla svelta! No. Sarebbe troppo comodo. Tu invece morirai lentamente. Non ho intenzione di finirti con la prima pallottola. Walter, saresti un pazzo a uccidermi. Pensa a quello che fai. Senti, io potrei... Offrirmi denaro? Col denaro mi hai portato via Lisa. Col denaro l'hai attirata nel tuo giro.
E per il denaro l'hai fatta uccidere. Ma io l'amavo. Walter, che stai facendo? Niente. Sto solo seduto davanti a te e potrò premere il grilletto in qualsiasi momento. A metà di una frase. Anche di questa. No! Non ancora. Prima voglio che tu mi racconti di Lisa. Tutta la storia dal principio. Tu l'hai iniziata agli stupefacenti, vero? Sì. Non volevo coinvolgerla nel traffico, ma lei lo scoprì. E fotografò i documenti nel tuo studio mentre tu eri a Firenze. Mi accorsi che la mia cassaforte era stata aperta e trovai la fascetta del rullino. Come sei arrivato a me? Il tuo nome non era su quell'elenco, ma era come se ci fosse la tua firma. Rammenti quella statuetta che guardavo l'ultima volta che sono venuto da te? Lisa l'aveva usata come fermacarte per fotografare quei documenti. Nella copia che ho mandato alla vecchia avevo tagliato quell'artistico particolare. Guarda. Ora tocca a me! Sbrigati, su! Prenditi il morto in spalle e andiamo a fare una passeggiata sugli scogli. Scomparirete per sempre tutti e due. Voi non tornerete a galla come ha fatto Lisa. Potevo ucciderti. Sei puntuale, Gardiello! Dovevo immaginarlo quando ti ho invitato qui, carogna! Il tuo compito è finito! Non ho più bisogno di te! Lurido Pinocchio! Sai troppe cose! Per tua disgrazia! Walter!
Bene, commissario. Per me è tutto chiaro adesso. Fassi e lo vecchio si sono uccisi a vicenda. Farò il mio rapporto, organizzerò un paio di funerali e il mio lavoro sarà finito. Beh, le dirò, maggiore. Finché si ammazzano fra di loro, per noi va benissimo. Maggiore, io... No, stia a sentire, giovanotto. Sta ancora andando in cerca di guai? Il commissario ha chiuso il caso. Punto e basta. Avevi ragione tu. La vendetta lascia la bocca amara. Non devi pensarci adesso. Sei appena uscito da una terribile prova. Mi porti a casa? Certo, Walter. Ma non a casa. Ti porterò al giornale. Ti stanno aspettando. Franco ha già sistemato tutto. Ti vogliono di nuovo con loro. Fallo per me.